Europei di calcio 2021, Roma, nel cuore del quartiere Prati, nasce Casa Azzurri. Colori, design, arte, cultura, il punto di congiunzione fra sport e musica. Roma.com, intervista, Virginio. Virginio, benvenuto. E noi siamo Roma.com, raccontiamo le eccellenze romane. Tu vieni da Roma, ma sei senz'altro naturalizzato, possiamo dire, romano. E oggi sei rappresentativo di Roma, che ospita Casa Azzurri. Guarda, poi in fondo siamo tutti di Roma. Ecco, in Roma, certo senso. Unisce tutti, dai, diciamo così. Tu hai vinto Amici 2011, sì. Il tuo libro, il proprio esordio, è stato a Sanremo nel 2007. Sì, sì. Cantante e scrittore, cantautore, hai lavorato con i big della musica italiana e non solo. Il tuo singolo Rimani parla di emozioni, di cambiamento. Tu hai detto un brano che mi rappresenta, un brano che si è scelto da solo. Cosa sì. Significa? Beh, significa che comunque, sai, le canzoni a volte ti scelgono, no? Come anche questo nuovo singolo che si chiama Brava Gente, è successo allo stesso modo, cioè le canzoni a volte ti scelgono, no? Tu te le ritrovi e a un certo punto dici ok, sono loro che mi stanno cercando. E la musica ha sempre fatto parte della tua vita, immagino. Ed è rappresentativa della tua persona e oltretutto con la musica tu veicoli dei forti messaggi sociali. Mi riferisco a una serie televisiva, donne, storie che ispirano, quattro storie di donne con il tuo razzino sulla sette, e tu sei occupato della realizzazione di questa docu-serie, in qualche modo sensibilizzi attraverso la musica su problematiche femminili molto importanti. C'è stato un momento in cui hai sentito il bisogno di restituire al pubblico un aiuto concreto? Ma diciamo che per me la musica è sempre un aiuto concreto, cioè lo è prima di tutto per me perché mi rende comunque compartecipe di una sensazione, no? Con il pubblico. Ad esempio quando abbiamo scritto questa colonna sonora per questa serie, appunto, Donne storie che ispirano, il concetto era proprio anche, oltre all'apporto musicale, ma era anche proprio da uomini essere presenti in una problematica che apparentemente è una problematica femminile, però in realtà poi riguarda tutti, no? Cioè, anzi, io sono dell'opinione che più una cosa ti riguarda da lontano e più è anche giusto esporsi in quel senso, perché non devi farlo solo quando è una cosa che ti interessa. E peraltro tu, grazie insomma alla tua mediaticità, in qualche modo avvicini il pubblico a queste tematiche molto importanti, dei giovanissimi che immagino siano presenti insomma come tipo, fino alle persone un pochino più mature, perché tu poi hai un pubblico variegato, potremmo dire. Chi sono i tuoi maggiori fan, proprio prediletti? Guarda, devo dire che in realtà io che sono un amante del pop, il pop prende, no, per definizione proprio tutti, quindi mi ritrovo effettivamente anche nello specifico nel mio fan club, ma in generale quando vedo le persone che mi seguono, persone di tutte le età, veramente dai 16 anni ai 60, per dire, no? Cioè anche di più a volte, quindi questa è una cosa che mi piace molto e soprattutto mi rende molto orgoglioso, perché per me la musica deve essere assolutamente accessibile a tutti. Deve unire in qualche modo. Assolutamente. Mi ha colpito molto questa frase di una tua canzone, Rimani, per l'appunto che mi piace. Quello che voglio è qualcuno che mi ami, mi chieda rimani. Beh, chi non vorrebbe qualcuno che insomma dica rimani? E noi ti chiediamo di rimanere qui a Roma, quando tornerai a trovarci? Ma sempre, perché io in realtà vivo a metà, in realtà un po' tra Roma e Milano, quindi sono in realtà molto a Roma, che è una città che vivo, è una città che mi fa anche respirare un'aria diversa in un certo senso, no? Nel video del nuovo singolo Brava Gente c'è proprio questa rappresentazione di Roma, oltre che nella canzone ma anche nel video, e quindi questa cosa mi piace molto perché credo che Roma sia una città inimitabile, ma è facile dirlo perché certo, è evidente a tutti, però è proprio così. Un museo a cielo aperto. Yes. E allora un saluto agli amici di Roma.com. Un saluto grandissimo da Virginia.